Salve, benvenuti nel mio canale, io sono Zaira e questa sera vi voglio offrire un nuovo interattivo. L'interattivo è il seguente: cosa dice la sua mente e cosa dice il suo cuore verso di me? Abbiamo tre varianti, la gialla, il cuore rosso e il cuore azzurro. Allora, voi concentratevi sulla domanda mentre io preparo le varianti, pensate intensamente a questa persona, il vostro interesse. E liberate la mente, non incrociate mani e piedi e d'impulso dopo scegliete la variante, il cuore che più vi attira in questo momento. Mi raccomando, di concentrarvi sulla persona, cercate di immaginare il suo viso, i suoi occhi, la sua voce. Allora, nel frattempo che preparo le varianti, vi volevo anche ricordare per tutti coloro che vogliono avere un consulto personalizzato con me. Potete andare alle info box e ci sono i miei contatti e chiedere un consulto personalizzato se avete una situazione che vi sta a cuore, che volete analizzare. Perché sapete benissimo che questi interattivi sono a scopo di intrattenimento, insomma, non è che possono comunque, come dire, non possono essere per tutti, proprio perché comunque, essendo un interattivo, tante energie sono energie che comunque non possono risuonare su tutti, anche se comunque anche qui potete trovare delle risposte ai vostri quesiti e comunque potete sempre ricevere dei messaggi dall'universo, perché se siete qui in questo momento a guardare questo interattivo, sicuramente un motivo ci sarà, per cui prendete i messaggi che sentite vostri e lasciate perdere quelli che non vi appartengono. Se casomai non vi vedete nella variante che avete scelto, potrete comunque vederne un'altra. Se poi non vi scontrate in nessuna delle tre, allora vuol dire che oggi l'universo non ha messaggi da darvi e quindi potete chiedere in un altro interattivo. Ovviamente il canale ha bisogno del vostro sostegno, del vostro aiuto per crescere, per cui se vi è piaciuto il video, mi regalate un like e se vi volete iscrivere al mio canale, attivare la campanella, così che avrete subito i miei video, la comunicazione dei video che carico, mi farà ovviamente piacere. Allora, quindi il cuore giallo è la prima variante. Il cuore rosso, la seconda variante, il cuore azzurro, la terza variante. Vi lascio ancora qualche secondo per poter scegliere la variante. Se non fate in tempo, stoppate il video e prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno. Io inizio subito dalla prima variante, il cuore giallo, che metterò qua così che voi lo vediate. Allora, come energia abbiamo la carta
del mondo capovolta. Allora, vediamo che cosa dice la sua mente e che cosa dice il suo cuore. Allora, come vi dicevo, la stessa si apre con la carta del mondo capovolta. Quindi, comunque, diciamo che questa persona in questo momento è in un momento di, come dire, di regressione. Ecco, lui in questo momento non ha abbastanza equilibrio da poter gestire le sue emozioni, le sue sensazioni. Qui parliamo di un imperatore, quindi abbiamo una persona molto sicura di sé, una persona che comunque è anche un po' manipolatore o manipolatrice nell'amore, volgete a femminile o a maschile a secondo di che sesso insomma siete. E abbiamo anche dei tratti narcisistici in questo personaggio, perché comunque lui è molto concentrato su se stesso, è una persona che vuole sempre il dominio, vuole manipolare per appunto avere le cose sempre come piacciono a lui. Cosa piace a lui? Lui è una persona che comunque con voi ha indossato una maschera. È una persona che vi ha ingannato. Adesso non è detto che sia un inganno nel senso che quest'uomo vi ha tradito con qualcuno o questa donna vi ha tradito con un'altra persona, ma potrebbe anche essere un inganno o aver indossato una maschera in quanto una persona che nasconde il vero sé, nasconde qualcosa di sé che non vuole appunto mostrare perché lui è un uomo o una donna che ha un orgoglio, è molto ego riferito, è una persona che mostrare i sentimenti per lui è un segno di, o per lei è un segno di debolezza. Per cui questa persona non riesce a trovare un equilibrio perché? Perché la sua mente è totalmente concentrata sul fatto che lui non deve mostrare a voi nulla di sé, non deve mostrare a voi dei sentimenti. Perché? Perché appunto vuole avere una sorta di padronanza e non vuole essere debole, ma questo è per lui che intende la debolezza, perché evidentemente questa persona avrà avuto nella sua infanzia o nelle sue passate esperienze sentimentali delle problematiche che gli hanno fatto appunto plasmare il suo carattere in questo modo. Invece, quindi, nella sua mente che cosa c'è? C'è un raziocinio esagerato, un orgoglio esagerato, un narcisismo abbastanza notevole, una voglia di comandare, una voglia di gestire la situazione e soprattutto il dare poco, ecco, dimostrare poco e dare poco. Quindi questo è quello che c'è nella sua mente. Invece, cosa dice, diciamo, la sua mente, insomma, cosa lui percepisce nella sua mente. Invece, cosa dice il suo cuore? Il suo cuore è praticamente innamorato folle. Vedete che razza di individuo, cioè, come voglio dire, proprio i due lati opposti. Abbiamo il sole e abbiamo l'asso di coppe. E quindi poi anche, voglio dire, anche la carta del 6 di denari che mi parla comunque di sì con prudenza, però anche di una certa abbondanza.
Anche l'oracolo del cuore, appunto, mi parla di una relazione d'amore, anche se comunque vi invita a lavorare sulla coppia. Non avevo dubbi che potesse esserci un consiglio del genere, perché comunque stiamo parlando di una situazione che comunque è completamente contrastante, perché quest'uomo non vi dimostra niente. Ed è anche abbastanza prepotente, abbastanza burbero, e insomma, comunque non ve ne fa passare una. Però nel suo cuore c'è un amore fatale, c'è un senso di benessere. Voi per lui rappresentate la tranquillità, l'armonia, l'amore, la famiglia, che la carta del sole è meravigliosa in se stessa. E anche la carta dei Cin mi dice appunto il grande possedere, cioè un'intesa profonda e duratura fra voi due. E mi dice anche che dovete godervi il momento presente, perché in realtà quello che appunto vogliono dirmi le carte, questo è riferito a chi ha scelto questa variante, è che voi dovete cercare, lavorando sulla coppia, dovete cercare di creare questa intesa profonda e appunto di pensare al momento attuale, no? Senza crearvi troppi problemi, perché gli oracoli vi dicono che prima o poi arriverete al traguardo, quindi ci sarà una risoluzione, cioè evidentemente questa persona troverà in qualche modo il suo equilibrio, perché comunque anche la carta iniziale del mondo che mi viene capovolta non è del tutto negativa. Per cui diciamo che la variante del cuore giallo, ricapitolando cosa dice, dice che questo personaggio nella sua mente ha tanta durezza nei comportamenti e nei pensieri verso di voi, ma in fondo è innamorato e quindi i sentimenti ci sono e sono anche profondi. Questa era la variante numero 1 del cuore giallo. Adesso passiamo alla variante numero 2. Oddio, era la numero 2, vediamo un attimino. Sì, la variante numero 2 del cuore rosso. Allora. Spero di non aver scambiato le varianti. Comunque, voi in ogni caso avete il vostro colore di riferimento. Perdonatemi se magari è successo questo. In ogni caso, avete appunto il colore di riferimento. Allora, vediamo invece che cosa dicono. Allora, il cuore numero rosso, cosa ci dice la variante del cuore numero rosso? Allora, questa persona che cosa c'ha nella sua mente? Questa persona nella sua mente c'ha un macello. C'ha un macello perché comunque mi viene fuori l'energia della torre, quindi comunque vedete qui c'è la torre e la stessa si apre con una carta delle stelle capovolta, quindi qua c'è una proprio come dire un pessimismo diciamo una sorta di sfortuna, chiamiamola così, in questa relazione, che evidentemente mi viene da dire che possa essere anche in questo momento la sua mente è molto confusa, è molto, come dire, piena di dubbi, ha avuto una mancanza di. Allora, lui è stato influenzato. Intanto parliamo di per questa variante c'è una separazione, un blocco, o uno stand-by, una pausa,
O comunque se non siete proprio separati fisicamente, lo siete mentalmente, nel senso che lui è lontano da voi in questo momento, la sua mente è influenzata dall'intromissione di un'altra persona, di un'altra donna o uomo, a secondo di chi siete. Qui abbiamo una regina di coppe che però in questo momento è sfavorevole a questa relazione, nel senso che lui ha una sorta di come dire, di indecisione tra voi, tra la relazione che aveva con voi e una, diciamo, un'infatuazione, così, diciamo così, per un'altra persona, per un'altra donna. Però questa relazione non è favorevole, è una relazione sfavorevole perché ci sono stati dei litigi e ci sono stati diciamo, situazioni che hanno fatto capire a questa persona a cui voi avete pensato che appunto quest'altra donna è disonesta verso di lui. Quindi lui e ritorna nel, come dire, nel ricordo di voi. Quindi ha questa passione sfrenata per voi e anche questo senso di sentimento perché abbiamo appunto sia il 10 di bastone, abbiamo due 10, 10 di bastone e 10 di coppe, che mi dice appunto passione sfrenata e amore felice. Quindi, e però in mezzo c'è la torre, per cui diciamo che lui dopo aver fatto questa cavolata e si è buttato in questa situazione con questa donna, non è riuscita bene. Mi dispiace, questa variante non è proprio bellissima, ma purtroppo io devo dire quello che le carte mi stanno dicendo. E quindi c'è stato appunto questa situazione che lo ha fatto allontanare da voi. Infatti abbiamo la carta amore non corrisposto. Cioè c'è stato un abbassamento dell'attrazione verso di voi, dell'alchimia, che ha fatto sì che questa relazione non funzionasse più come prima. Per cui lui si è avvicinato a questa altra donna, ma non è andata bene. Quindi, ricapitolando, allora, diciamo che la carta dei Shin mi dicono che è meglio non fidarsi troppo di se stessi, cioè il momento è favorevole, però voi dove siete in una situazione interiore che non dovete tanto fidarvi delle vostre sensazioni attuali e quindi dovete invece fare uno sforzo per attendervi un grande amore, cioè fondamentalmente quello che appunto mi vogliono dire le carte, che cosa dice la sua mente? La sua mente è in un caos tremendo, dice di allontanarsi da voi perché ha avuto un'altra situazione che non è andata bene. Nel contempo, quest'uomo vive dei sentimenti contrastanti, cioè la sua mente dice questa, però il suo cuore ancora vi desidera e ha un amore per voi, però non è il momento, non è favorevole, cioè non è favorevole e soprattutto per voi, perché infatti la carta dell'oracolo mi dice non è per voi. Quindi probabilmente se vogliamo attenerci alla domanda, cosa dice la sua mente? Dice di allontanarsi da voi perché ci sono state queste problematiche di cui vi ho parlato. Però cosa dice il suo cuore? Sente ancora un sentimento e una passione per voi, ma il momento è sfavorevole per voi che meritate sicuramente di più, meritate di più. E sia la carta dei Cin che la carta degli oracoli vi mettono in guardia su questa situazione. Non è per voi. Quindi, ovviamente, prendete con le pinze il tutto perché, ripeto, le energie sono tante e quindi, insomma, non è detto che possono risuonare su tutti. Però, alla domanda che abbiamo fatto, cosa c'è nella sua mente? C'è confusione, c'è stata un'altra donna. Che
e che cosa c'è nel suo cuore, ancora attrazione e anche sentimento per voi, però le carte vi consigliano di lasciare perdere questa situazione. Poi sta a voi decidere, non è che dovete prendere per oro colato quello che dicono le carte in un interattivo, perché ripeto, gli interattivi sono sempre molto molto generali. Quindi se poi volete approfondire questa situazione con me in privato, chiedete un consulto e possiamo analizzarla. E lì c'è un nome, una data di nascita, sono due persone che vengono analizzate, quindi le risposte sono più definite. Terza variante, il cuoricino azzurro. Allora, l'energia è quella del sole capovolto, però. Vabbè, sempre positivo, il sole capovolto, però. Era meglio se era dritto. Allora, qui che cosa ci dicono le carte? Facciamo così. Che ci dicono queste carte della terza variante? Allora, qui abbiamo l'energia del sole capovolto. Allora, diciamo che in questo momento probabilmente anche in questa variante io ci vedo una sorta di allontanamento, cioè questa è una situazione, diciamo, avete chiuso. Magari non in maniera definitiva, perché comunque qua le carte mi danno possibilità, però al momento voi avete chiuso questa situazione, c'è un blocco, cioè la situazione è stata interrotta. Qua mi è proprio la carta del divorzio, rottura di amori, quindi comunque c'è una rottura in atto tra voi. E anche se comunque abbiamo questo cavaliere di coppe, che comunque è girato dalla parte della rottura dell'amore, e quindi comunque lui è come se cavalcasse questa energia, nel senso che lui ha voglia di divertirsi, ha voglia di conquistare, di nuove conquiste, insomma, di passione. E quindi diciamo così che cavalca l'onda di questo, diciamo, interruzione di rapporto. Però ovviamente c'è da dire che comunque lui con voi stava bene, perché comunque insomma abbiamo anche la carta del 6 di denari, che comunque mi dice appunto che insomma questa situazione, no scusatemi, del 9 di denari, la carta del 9 di denari, che appunto mi dice che questa situazione portava dei doni, insomma era una situazione comunque di guadagno, di benessere. E lui comunque ha l'energia di un cavaliere di bastoni, quindi stiamo parlando di un avventuriero, diciamo così, una persona che è molto passionale, che lui si muove solo per passione, insomma un impulsivo, diciamo che come personaggio viene rappresentato con questi due cavalieri che non sono proprio il massimo, ecco così. E anche se comunque lui vuole un nuovo inizio, quindi si farà vivo questo personaggio con voi, si farà vivo, magari farà in modo attraverso ad alcuni amici, magari amici in comune, oppure non lo so, insomma, chiederà consiglio a degli amici. E comunque ci sarà un supporto degli amici, perché appunto viene la carta l'ace di aiutare dagli amici, che appunto farà il modo lui, attraverso questi amici oppure questo supporto, farà il modo di riavvicinarsi a voi. Perché? Perché insomma tra voi c'è un'alchimia, un'attrazione molto forte. Quindi comunque ci sarà un riavvicinamento sicuramente, perché abbiamo la carta dei Cin che mi parla di raccolta, e quindi appunto ci sarà un riavvicinamento con la persona amata, e potrebbe anche esserci una sorta di rapporto stabile dopo il suo ritorno.
Quindi ci sarà una nuova energia, perché qua c'è la carta tra i due monti, che appunto significa una nuova energia tra voi e un'altra persona. Quindi, insomma, si presume fra questa persona di cui avete chiesto. Questo rapporto vi aiuta un po' a conoscervi meglio e quindi, insomma, bisogna un po' adeguarsi, ovviamente vi dovete adeguare perché comunque questo è l'energia del cavaliere di bastoni e del cavaliere di coppe. Insomma, diciamo che rispondendo alla domanda, che cosa c'è nella sua mente? Nella sua mente c'è una rottura in passato, c'è una voglia di divertirsi, però ovviamente, poiché sente per voi un'attrazione molto forte, molto magnetica, lui ritornerà con questo asso di spade. Ci sarà un nuovo inizio, anche con il cavaliere di bastoni, perché comunque il cavaliere di bastoni sì, è l'energia di un avventuriero, però è anche un cavaliere che viene verso di voi, perché comunque c'ha questa alchimia. Però, se vi devo dire cosa dice il suo cuore non mi parla di sentimenti, cioè sì, una sorta di sentimento un po' celato in questo cavaliere di coppe, che è l'unica carta di coppe che mi viene fuori. Ma io vedo sia col cavaliere di bastoni, con l'asso di bastoni, ma anche con la carta degli angeli del cuore dell'alchimia, io vedo più un'attrazione verso di voi. C'è un magnetismo, un'alchimia che anche uno lo stare bene perché abbiamo il 9 di denaro, però, non vedo un sentimento, un grande amore. Ecco, io non vedo nel suo cuore, non vedo un grande amore, vedo appunto questa attrazione. Però, se voi vi adeguate a questa, diciamo, a questo ritorno, perché lui comunque verrà con un'energia diversa. Perché comunque vuole con voi, vuole fare un buon investimento, cioè vuole investire su di voi, no? Perché comunque gli mancate. Per cui se vi sta bene questa situazione, potrebbe anche col tempo, conoscendovi meglio e voi adeguandovi al suo modo di essere, potrebbe anche diventare una situazione, diciamo, stabile. Quindi alla domanda cosa c'è nella sua mente, c'è tanta confusione, voglia di divertirsi, ma c'è anche nel suo cuore voglia di ritornare da voi, perché non può stare senza di voi, ha un'attrazione fortissima nei vostri riguardi, e potrebbe anche con un po' di pazienza e con tanta vostra adeguarsi a lui, potete anche avere una relazione più stabile. Allora, queste erano le tre varianti. Io spero che vi sia, insomma, vi siete ritrovati in una di queste varianti. Spero che vi sia piaciuto il video. Ovviamente, se mi mettete un like ne sono felice, se vi iscrivete anche. Vi voglio salutare e vi voglio ringraziare per essere stati con me stasera. Vi auguro una buona serata, al prossimo video. Ciao!